Renzo Bianchi non ha bisogno di presentazione, fondatore già priore della comunità di Bose, saggista, scrittore, consultore di vari organismi pontifici, impegnato su più fronti, l'ecumenismo, l'ecclesiologia, e oggi qui a Messina anche per introdurci a questa settimana liturgica nazionale. E allora la domanda che fa da sfondo proprio all'intervento di Fra Enzo: cosa vuol dire essere oggi cristiani in una società secolarizzata? Ma noi oggi dobbiamo pigliare atto che la società non è più una società cristiana, nel senso che non è più la fede cristiana quella che la ispira, la domina, anche se una memoria cristiana è ancora presente. Siamo in una società, come molti dicono, non solo secolarizzata, post-cristiana, ma anche in cui i cristiani sono sempre più in diaspora, oltre che essere minoranza. Allora più che mai ci interroghiamo sul futuro del cristianesimo, e nel mio intervento le domande che mi faccio è quale fede che noi dobbiamo saper professare, vivere e annunciare per essere fedeli a Cristo. Quale speranza che noi possiamo dare agli uomini in una società in cui manca la speranza, una società depressa, in cui non si ha molta fiducia per il domani e nella vita. E infine anche quale carità in un momento in cui c'è anche un incattivimento della società e c'è una contraddizione grande alla carità evangelica, la quale ci crede soprattutto verso i poveri, sotto ogni forma, i poveri nostri italiani, i poveri che arrivano sulle nostre terre, i poveri immigrati, i poveri che sono deboli perché sono malati o vittime della violenza degli uomini. Noi ci dobbiamo interrogare quale carità sappiamo mostrare per dire che la nostra fede può dare senso a una vita, può rendere salvata una vita piena di significato.